Malvezzi Quotidiani. L'economia umanistica spiegata bene. Oggi vi voglio spiegare perché la crisi non esiste con un piccolo ragionamento fatto su un argomento apparentemente irrilevante, che è la casa. Allora, soltanto in Italia permane, ormai da troppi anni, la crisi del cosiddetto settore immobiliare. In tantissimi altri paesi la crisi si è ripresa e quindi gli immobili sono ricominciati ad aumentare di valore. Peraltro, come tutti sanno, quando va in crisi il settore immobiliare, cioè la casa, si porta dietro tanti altri settori. Le costruzioni, i rifacimenti, ma anche gli arredi, tutti coloro che lavorano intorno alla casa, quindi i vari beni, i vari produttori di beni e servizi che intorno al mercato casa lavorano. Questa non è affatto una scelta dovuta al caso e non è affatto una crisi, come vi raccontano, perché è stato Monti nel 2011 che decise di spremere il settore casa ascoltando la pressione del potere finanziario internazionale. Perché questo? Perché l'Italia è un paese nel quale tradizionalmente il cittadino investe nel mattone. Noi sostanzialmente per 30-40 anni abbiamo sempre fatto la politica delle formiche, abbiamo sempre investito nella casa, perché la casa per l'italiano è il bene numero uno, è sostanzialmente il bene rifugio. Noi abbiamo un'economia che era un'economia umanistica, nella quale contava il lavoro, la certezza del lavoro, prevalentemente un lavoro dipendente, e la casa di proprietà. Tanto è vero che noi abbiamo investito pochissimo nel sistema finanziario e tantissimo nel mattone. Questo alla grande finanza internazionale non piaceva. E quindi che cosa ha fatto la finanza internazionale? Ha fatto pressione sui vari governi affinché questi aumentassero la pressione fiscale sulla casa. Perché questo? Perché in questo modo il risparmiatore, nel decidere se investire in immobili piuttosto che in prodotti finanziari, fosse incentivato ad investire nei prodotti finanziari. Quindi, cari signori e signori, non fatevi prendere per il naso da tutti coloro che continuano a utilizzare la parola crisi, crisi, crisi. Non esiste nessuna crisi del mattone. Esiste anche nel mattone quello che io chiamo un cambiamento deliberato e pianificato di sistema economico. Non è una crisi, non è un caso. Ovvio che se tu fai delle leggi che premiano alcuni settori, perché nessuno sta pensando di andare a colpire le borse e il grande potere finanziario internazionale, e invece vai a colpire il mattone, che di fatto è polverizzato in tanti piccolini, tu stai facendo una precisa scelta di politica economica a vantaggio del grande potere finanziario internazionale e contro i tuoi cittadini. Buona economia umanistica. Malvezzi Quotidiani. L'economia umanistica spiegata bene.